Salve a tutti, io sono Ricciolina, io sono Cicciolina, no, sono Giusy, una makeup artist e vivo ad Amsterdam. Se oggi mi vedete così, in questa struttura un po' poco seria, con questa ripresa un po' poco seria, con questo rossetto un po' poco serio, con il look già fatto, è perché andremo a fare un video tag. Questo make-up è stato realizzato praticamente, mi sono truccata, cioè mi sono truccata, ho fatto un minimo di base stamattina che dovevo fare delle cose e poi adesso per non fare brutta figura, perché cioè che fai senza eyeshadow, mi sono spiaccicata sulla palpebra questo e basta, cioè fa tutto da solo perché è un duo trio multi-chrome meraviglioso. Eccolo qua, di questa palette che non stancherò mai di ripetere quanto amo. Look for Rainbow di Gloss of Gods. No, vabbè. Lo spalmo, non lo so, ovunque. Allora, oggi andremo a fare un tag che, diciamo, parte da me. Non l'ho visto proprio in questo modo da altre parti, quindi è qualcosa di original. Made in Amsterdam, the original, ed è un tag. Voi sapete, esistono le persone che sono malate per oggetti di cartoleria, e sono chiamati cartopazzi. Allora, secondo me dovrebbe essere coniato un termine anche per le persone che sono pazze di palette. E quindi diciamo che al momento il termine più adatto, che ha richiesto il minimo sforzo di pensiero, è stato paletto pazze. Quindi questo tag è stato realizzato per tutte le paletto pazze come me. Ovviamente io taggerò una serie di nomi, ma tutte le persone paletto pazze che mi ascoltano possono fare un bel video, taggarmi, perché io sarò felice di vedere il loro pensiero sulle eyeshadow palette. O come si chiamavano tanti anni fa, vi ricordate come si chiamavano quando alcune erano piccole, alcune più grandi, alcune la mamma, le trousse. Cioè, pensa un po' all'evoluzione, come siamo diventati, no? Quindi, allora, sono 10 domande che io adesso cercherò, poi sono molto intelligente perché le ho scritte su pagine sparse. Ditemi voi, più intelligente di così non c'è. Allora, sto avendo un po' di difficoltà perché dinanzi a me ho quasi tutte le mie palette, proprio perché se devo dire qualcosa la dimostro e quindi ciò. Allora, la prima domanda è: la palette che ami di più è perché? Allora, io la palette che amo di più, oddio, alla pari. La palette che amo di più è la Subculture di Anastasia Beverly Hills, perché è stata una delle prime con questi toni un po' che vanno adesso praticamente, no? Quindi questi verdi, questi, però ce l'ho nel cassetto perché l'ho dismessa, perché è molto vecchia, e infatti c'è un video dove la uso per l'ultima volta. Però a pari merito, diciamo così, e quasi a pari vecchiaia purtroppo, infatti. La Alien di Jeffree Star Cosmetics, quando era uno degli meglio brand del mondo. Ed è questa qui, sempre la solita storia colore, mi dispiace, ma io quando vedo fanghia, viola, verde, per me senape, capisci che per me è la palette della vita. Poi non stiamo qui a ripetere, poi farò un video dedicato a lei quando la dismetterò e quindi analizzeremo nel dettaglio la bellezza, capito? Questi toni per 5-6 anni fa era proprio non ti svegliare, non ti svegliare. E niente, quindi questa è la palette che amo di più. Perché? Perché appunto è stata la prima, una delle prime insieme appunto alla Subculture ad avere queste tonalità che sono sempre state il mio amore profondo, ma da sempre molto affascinata da questi toni io. Poi, seconda domanda. Cosa ti dà più fastidio o disagio quando vedi una palette? Allora, questo perché? Perché, come dire, siamo in un periodo storico in cui esce una palette al minuto, tipo ogni minuto, no? E quindi, come dire, la voglia, ormai la voglia di prendere una palette, come dire, è determinata da tutta una serie di fattori che cambiano a seconda della malattia mentale che uno ha. Quindi, quando io vedo una palette, che ne so, che c'ha
Le cialde tonde, per esempio, e dislocate o messe in una maniera non simmetrica, e al momento non ne ho perché l'avrei bruciata. Sì, no, non ce n'ho. Oppure, sai, le cialde triangolari, o le cialde, avete presente le naked di Urban Decay, quelle troppo sottili, molto sottili, rettangolari? Ecco, a me quella cosa lì mi disturba profondamente e dico no. Cioè, può avere la storia colore più bella del mondo, ma quella cosa mi disturba troppo. Come per esempio adesso c'è la nuova palette di Danessa Myricks, che vi metto qui da qualche parte. E che c'ha sta cosa che per me è fuori di testa, cioè c'ha ste file di pallini e vabbè, poi c'ha al centro pallini più grandi, le cialde più grandi. Ma sei pazza, cioè poteva essere una palette perfetta, ma mi hai dovuto distruggere così. E vabbè, questa fa, ognuno c'ha la sua e io sono molto curiosa di sapere la vostra, no? La vostra di follia, perché io lo so che voi in fondo siete un po' tutte pazzerelle. E quindi cosa è questo? Ok, la muoio. La terza domanda. Lo schema colori che ti fa acquistare. Allora, penso di essere stata abbastanza chiara. Lo schema colori che mi fa acquistare è appunto uno schema colori che va sul verde, come può essere questo, per esempio. Cioè, questo proprio io lo vedo e dico, sarai mia. Oppure delle cose appunto molto particolari, cioè. Comunque ci deve stare sempre il verde e il viola. Sì, non penso di avere palette che non abbiano questi colori. Oh no, praticamente no. Cioè sì, per esempio anche la nuova, no, di Anastasia, che voglio dire, ha colori che ovviamente io ho. Però, scusate, però. C'è questa forma quadrata così che mi piace, questi toni messi in questo modo, non lo so, ha qualcosa che mi attira, no? Cioè, a me piacciono anche, appunto, a volte anche queste tonalità desaturate, non sempre i toni vibranti. Sono un po', sì, sono un po' particolare, ecco. Ah, ecco, aspetta, questa palette qui mi disturba riguardo la domanda 2. Perché? Perché ha questa forma e all'interno ha questa situazione sfalsata che mi disturba profondamente e infatti non riesco quasi mai ad usarla, nonostante abbia dei colori che mi attirano i shimmer, perché i matte sono, cioè c'è solo questo un po' più viola, gli altri sono un po' deludenti, però ecco, shimmer bellissimi, però questa cosa di questa mi fa uscire matta. Mi dispiace perché è una delle palette di Jeffrey, insomma, mi era piaciuta, però vabbè. Allora, passiamo alla domanda numero 4. Brand che ami di più per la manifattura delle palette. Allora, il brand che amo di più per la manifattura è Melt Cosmetics. Ci ho preso tutte le palette tranne quelle di Melt. Allora, cosa si intende per manifattura? Si intende per come è fatta, cioè proprio il tipo di pack, la qualità, questo rilievo, la forma delle cialde, l'intarsi che hanno le cialde, vedi queste rose intarsiate. Ecco, Melt è uno dei miei brand preferiti per questo, cioè no, è il mio brand preferito per questo, credo, sì. Adesso sott'occhio mi sembra di sì, cioè quello proprio che non solo mi piace il dentro quasi sempre, ma mi piace molto il fuori, che è una cosa che lascio veramente in secondo piano quando c'è un bello schema colore o no? Capito, no? Cioè, per esempio, una brutta fuori e bella dentro. Non mi viene, non ce l'ho. Le amo tutte allo stesso modo. Allora, per esempio questa per esempio è brutta proprio fuori, non mi piace per niente. La Life is a Drug di Lunar Beauty, però dentro c'aveva dei colori, poi anche questa c'ha un po' un'età. C'aveva questi colori che erano un po', ecco, innovativi in una eyeshadow, faceva sta parte neutra, sta parte colorata che mi ha tizzato, però il fuori brutto, cioè se fosse stato il fuori l'avrei bruciata proprio. Quindi poi
Quinta domanda, brand che odi e pensi debba smettere? Penso debba smettere. Allora, un brand che odio, bah, odio, ma mi può stare antipatico per una serie di motivi, però penso che debba smettere. Allora, un brand che mi sta un po' antipatico, soprattutto ultimamente, prima no, prima mi piaceva tantissimo, è Makeup Revolution. Perché ha questa sovrapproduzione spesso di bassa qualità che mi disturba. Mentre con Colourpop, come dire, non sono toccata in prima persona perché è difficile che arrivi la roba di Colourpop qui. Invece Makeup Revolution è un continuo, un continuo, un continuo di roba. La chiamo robaccia perché è tantissima, è troppa, troppa. E a me questo mi. Veramente mi. Dico basta, finì, perché? Meno meglio, come anche, diciamo, non a pari livello, ma quasi, Kiko, mi spiace, ma Kiko pure mi sta un po' qui, ma non è per, cioè, con nulla contro, cioè, non è che se è il tuo brand preferito io penso che tu sia una cretina, no, sono cose molto personali che toccano l'anima di una persona, quindi non ci offendiamo, no? Perfetto. Poi, domanda numero 6. Palette più vecchia che hai, ma che usi nonostante rischi che ti caschi un occhio. Bene, la palette più vecchia che ho e che continuo ad usare. Ah, eccola. Dov'è? Dov'è? Ah, non l'ho ancora dismessa. Ecco perché le altre più vecchie le ho dismesse. Questa ancora non l'ho dismessa, ma sarà presto perché è vecchia, c'ha la sua età. L'Alien vince, l'Alien faccio molta fatica, quindi diciamo che dismetterò prima questa. E questa continuo ad usarla, mi sa proprio ultimamente l'ho usata, nonostante, ecco, un po' rischioso perché c'è un po' di anni. Però è una delle mie preferite, cosa che potete immaginare perché verde ce ne abbiamo. Bene, domanda numero 7. Paletta appena comprata e perché? Allora, in realtà ne stanno per arrivare altre due. Però, questo perché siamo tutti in low buy, un periodo molto low buy questo, low buy, che ci piace tanto questa parola, secondo me ci piace solo la parola. Allora, una nuova in the house è la Purple Haze, che c'ha questo bel quadrifoglio, vedete, che porta tanta fortuna, è di Cara Beauty. Allora, è questa, molto carina, molto caruccia. Parte il quadrifoglio fuori e ecco appunto questa l'ho presa perché viola ne avevo pochi, c'ho tutti verdi e mi piaceva questo e poi perché non l'ho mai provato, sono curiosa, mi dicono che comunque è un brand molto carino, qualità prezzo insomma decente, quindi ecco carina. Ciao, ciao quadrifoglio, ciao. Poi, la. Ah, perché? Perché ho comprato questa palette? Perché ne avevo bisogno. Ci sono delle cose, le persone comprano le scarpe, le borse, che ne so, giocano a carte, ipotecano casa e io invece, ho bisogno delle palette. Ecco il perché. Però ammetterlo già è un primo passo. Spero non per la guarigione perché mi danno troppa felicità. Poi la numero 8, palette che hai nel cestino e sicuramente comprerai. Allora, nel cestino, allora io ho svariati cestini in tutti i siti del mondo, cioè c'è un profilo creato Giusy con i cestini pieni. Allora, diciamo che una delle palette che mi attizza moltissimo è sul sito. Oddio, come si chiama? Monolith ed è la palette Spooked, ma in realtà non è ancora nel cestino, ma è quella che voglio comprare, la Spooked. Poi ci sono le due di, poi metto le foto, poi ci sono le due di Glamlight nuove uscite, purtroppo a tema Scooby-Doo, perché a me le palette a tema in genere esternamente mi fanno cagare, ma dentro sono molto belle. E poi c'è un cestino un po' lontano che non so se mai checkouterò. Che è quello di Glaminatrix, che è un brand australiano, quindi ci sarà spese, spedizione, dogana, e questo fanno sì che quel cestino sta lì. Però c'è questa palette che sempre metterò, che
cioè, è bellissima e faccio fatica proprio a non, ecco, a non vendere un rene per comprare tutte le palette di questo brand. Poi la numero 9, palette che comprerai sicuramente per il Black Friday. Allora, il Black Friday. Allora, di solito durante il Black Friday io non riesco mai a trovare quello che in realtà voglio. Finisco per fare la spesa, quella intelligente, cioè nel senso, ah, che mi serve nel kit? Che ne so, due o tre fondi di questo brand che di solito non è scontato, due o tre cose di questo brand e quindi faccio sta spesa intelligente. Quindi per me non riesco mai. Però se dovessi trovare una scontistica, che ne so, 40 per, non dico 50 perché 50 non lo trovo mai, però 40%, allora ecco che sicuramente opterei, se trovo un grande sconto, opto per un brand lontano, come può essere questo di Glaminatrix, cioè che c'è comunque la dogana e quant'altro da pagare, o comunque un brand americano, cioè può essere questo Adept Cosmetics che mi hanno mostrato recentemente, io mi sono innamorata di un paio di palette e quindi ecco mi dirigerei verso questi lidi extraeuropei, no? Perché comunque la scontistica fa in modo che tu appari un po' le spese con la spesa di spedizione e la dogana. Però chissà, vedremo se la mia coscienza vincerà o vincerà la mia stupidità. Chissà, chissà. L'ultima domanda, ma non per importanza. Pensi di avere un problema? Vuoi risolverlo? A questa ho già risposto, mi sa. Allora, beh, sì. Cioè, effettivamente, come dire, l'amount di palette occhi che possiedo non è normale, cioè, nel senso, non userò mai tutte queste palette in modo soddisfacente perché comunque ne arrivano sempre nuove, ce ne sono sempre di più belle, o comunque, ah, quel brand lo voglio provare, ah, quella cosa di lì, quella cosa di là, e quindi è chiaro che è un problema perché tu non compri perché hai bisogno di quella cosa, dice, guarda, a me mi serve, che ne so, sto colore lo compro. No, è un compro compulsivo, cioè quindi una problematica c'è, cioè, mo non lo so e non mi interessa sapere qual è, perché, come dire, è una delle poche cose che mi dà gioia, mi rilassa, cioè a me anche solo guardare, cioè aprire le palette, lo so, sembra. Però ognuno ha le sue, che ne so, oh, ci stanno quelli che fanno le collezioni dei Franco Pop là, no? Ma che se li guardano e stanno lì, ah, che bello il mio Franco Pop. E io invece apro una palette e dico, ma guarda che bello questo colore, mamma mia, anche se magari poi non mi ci viene mai di fare un trucco o mi ci devo mettere lì perché tipo questo. Però, come dire. Quindi, ognuno ha le sue. Voglio risolverlo questo problema, ma al momento no, perché comunque è abbastanza sotto controllo anche dovuto al fatto che non ho un budget illimitato, quindi mi devo controllare per forza. Non lo so, mi sto vendendo tutto dentro casa per comprare palette? Può darsi, però mi venderò i mobili? Può darsi. No, dai, alla fine non voglio risolverlo, mi piace così, mi sta bene così. Ho i vestiti con i buchi, ma continuo a comprare palette. Sì, però raga, cioè, dai, su. Allora, team malati volontari, hashtag malati volontari per chi come me non vuole risolvere questo problema. Lo so, è stupido, è sciocco, ma nessuno è perfetto a questo mondo, e tantomeno io. Quindi fatto le mie belle domande da psicanalisi qui del taggo, mo so scritto, raga, mo so scritto perché è americana. Allora, ovviamente taggo Le Martinos, taggo Matilde, taggo Eva Loverde, taggo La Bambina Mai Cresciuta, taggo Gloria, Angolino di Gloria, Giulia Puccini, e poi taggo Ivana Ruggero Quartuccio e Carolina Bonanni. Non sono in ordine, sono in ordine di come me sono ricordate, sì. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ovviamente non ho taggato altri perché quando taggo e come di non c'è un feedback alcuno, cioè è inutile che continui a taggare quella persona. Significa che non c'è comunicazione, quindi va bene così.
bene così. Quindi, però, se, come dire, volete fare comunque questo tag, mi fa piacere, lo sapete io. E niente, quindi spero di avervi strappato un sorriso e avervi fatto riflettere sulle vostre dipendenze. E un bacio, a presto, mi raccomando, follow, like, commento, ma ditemi se volete. Se avete, e soprattutto fatemi sapere se avete delle altre macchine. Sono malata di fondotinta, io sono malata di perché è interessante. Cioè, queste malattie su make-up sono interessanti. Che ne so, per esempio, so gente che è malata di blush, si compra 45 milioni di blush o bronzer o vuoi mettere? E niente, quindi ciao.